Bentornati sul canale Non Aprite Questo Vlog. Io sono il Gonz e oggi siamo qua a parlare di Ride. Ha provato a farmi cadere. Che è successo? Film diretto da Jacopo Rondinelli, scritto e prodotto da Fabio Guaglione e Fabio Resinaro. Il film parla di una gara segreta a cui parteciperanno due giovani, diciamo, esperti di downhill. Questi giovani finiranno in una specie di reality show dove gareggeranno e dovranno cercare di guadagnare punti, insomma arrivare primi, tutta una serie di cose, ma durante il gioco scopriranno che dietro a tutto ciò c'è qualcosa di molto più pericoloso e inquietante. È un film di genere, girato quasi interamente con delle GoPro. Stiamo parlando di più di 20 GoPro, telecamere varie per ogni scena. Già solo per questa cosa è un film particolarissimo e da un certo punto di vista anche innovativo. Le tecniche di regia in questo caso sono particolarmente sconvolte, nel senso che gli attori avevano diverse telecamere addosso, una sul petto, una sulla spalla, sulle biciclette, c'erano telecamere sparse nel bosco. Questo ha fatto sì che per evitare di essere ripresi la troupe, il regista, dovevano mimetizzarsi, quindi come in guerra con delle coperte mimetiche. Il film è un action thriller, però in certi momenti strizza un po' l'occhio all'horror. La trama inizia in maniera forse un po' troppo action per i miei gusti, però col passare del tempo subentreranno dei personaggi e delle situazioni inquietanti che mi hanno dato proprio la sensazione di coinvolgimento lenta ma esponenziale. Quello che mi è piaciuto tanto di Ride è soprattutto il montaggio, ed è nel montaggio che il regista, il produttore e gli sceneggiatori hanno potuto fare le scelte più importanti, poi, perché ogni volta che andavano a girare si portavano a casa un sacco di inquadrature e cose anche casuali che potevano essere scelte eventualmente dopo. Almeno questa è l'impressione che ho avuto io. Il lavoro al montaggio deve essere stato qualcosa di estremamente faticoso, lungo e snervante, ma che probabilmente ha dato anche molta soddisfazione, perché c'era tantissima scelta. Il montaggio è veramente superlativo. Le prove degli attori sono abbastanza credibili. La trama scorre bene, non è iper entusiasmante, ma sul finale si riprende tantissimo. Il finale soprattutto mi è piaciuto molto. Mi ha proprio caricato, mi ha fatto venire la curiosità di vedere cosa c'è dopo. E dopo in effetti ci sono anche altre cose. Non so come sia nata, se sia stata pensata prima, ma Ride è diventato anche un fumetto che è uscito, mi sembra, con Gazzetta dello Sport, un romanzo che parla della storia di uno dei protagonisti, che è Clara, e poi è diventato anche un gioco da tavolo che Coach Media e Pendragon ci hanno gentilmente donato, di cui faremo sicuramente la recensione su Nergazmo. Un gioco da tavolo, praticamente un action thriller da tavolo, perché lo scopo del gioco sarà gareggiare. Qua ci sono le biciclette da togliere, insomma, poi ci sono i piedini per fare tutti i personaggi, le carte, insomma il design è molto bello di tutto questo pacco. Il design è molto bello sia dell'edizione home video, che contiene anche una card speciale da usare nel gioco, quindi questa qua l'avrete solo se comprate il DVD o Blu-ray. Ma guarda, ci sono delle card abbastanza carine. Questo è il fumetto, sono immagini per il film. E poi qua c'è un villain nel film abbastanza carino che metterà in pericolo i partecipanti, che è questo qua in basso. Insomma, l'home video di questo film è davvero pregevole. Il film a me è piaciuto, anche se devo dire la verità, all'inizio, dopo, diciamo, aver apprezzato tantissimo il montaggio, veramente fatto in maniera molto stilosa tutto il film, le riprese, il montaggio, veramente un linguaggio veramente moderno, un po' alla Guy Ritchie per intenderci, ma con di più anche tutto quel gusto tipico delle action cam, degli sport estremi, di tutto questo mondo qua, del social, eccetera. Allo stesso tempo, la trama all'inizio non mi convinceva molto, mi è sembrata un po' macchinosa, un po' lenta a ingranare. In realtà, pian pianino, la trama diventerà sempre più interessante e sempre più horror, anche se non è molto horror questo film, però qualcosa regala. Penso che questo film qua sia una piccola perla insieme ad altri film di genere che stanno uscendo italiani e che in un modo o nell'altro vada veramente tenuta d'occhio, perché non si era mai visto un film italiano di genere così avanti da un punto di vista del linguaggio visivo. Questo è tutto per la recensione di Ride. Ricordatevi di iscrivervi al canale, lasciare like, lasciare un commento se l'avete visto. Il link per comprare il film lo trovate in descrizione e ci vediamo al prossimo video. Spam, spam.